avremo finalmente con noi e per un anno fino a fine aprile 2020 questa bellissima mostra BikeIt, una mostra interattiva, una mostra internazionale, una mostra che sta arrivando da Israele, da Bloomfield, dove è partita nel 2017 proprio per festeggiare i 200 anni dell'invenzione della bicicletta, è arrivata in Germania a Brema in un bellissimo Science Center e ora come unica tappa italiana sarà qui da noi a Città della Scienza appunto dal 25 di giugno. Dopo Napoli andrà in Polonia e poi dopo proseguirà per il Canada in altre due bellissime strutture. Invitiamo quindi proprio tutti i visitatori non semplicemente a conoscerla ma a provarla, a sperimentarla con tanti exhibit interattivi come un po' facciamo sempre nelle nostre mostre e nei Science Center, quindi ci sarà la possibilità di giocare con questo mezzo, di giocare qui in questo bellissimo padiglione, il Galileo Galilei, che ospiterà la mostra, ma anche in una grande area all'aperto dove avremo proprio dei percorsi con delle biciclette straordinarie, divertenti, stranissime, con dal manubrio inverso alle ruote quadrate, in cui quindi da piccoli a grandi potranno veramente, io dico sempre, giocare imparando e scoprendo le meraviglie di questo mezzo. La mostra fondamentalmente è divisa in tre sezioni proprio che raccontano la bici in sé come strumento di tecnologia, il suo rapporto con l'uomo, quindi anche nel momento in cui noi pedaliamo tutto quello che succede lo raccontano sempre in modo appunto interattivo. E poi un altro capitolo credo interessantissimo veramente è quello del rapporto bici-società. Come sempre accanto alla mostra costruiremo tutta una serie di attività che accompagneranno questo lungo anno appunto in cui avremo qua BikeIt. Eventi che andranno da animazioni, laboratori per il pubblico anche dei piccolissimi ma anche dei più grandi. Ogni weekend ci sarà un programma speciale di eventi dedicato a BikeIt, alla bicicletta, e in più poi abbiamo in programma invece alcune grandi eventi, occasioni a partire dall'autunno, per il Natale e poi per la primavera prima di salutare appunto la chiusura della mostra.